DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Guarda, la musica di un'eleganza perfetta. Non fosse per la tua cravatta, Corolla Costa, saremmo veramente il programma più elegante del mondo. Ma certo, guarda, c'è qualcosa che dobbiamo lanciare come messaggio per dimostrare che anche noi siamo fallaci. Noi, Oriana compianta, noi lanciamo la moda della cravatta sulla Lacoste. Quant'è che la stai lanciando? Saranno un paio d'anni ormai. Un anno e mezzo. 6-8 mesi, no, non è successo niente. Nessuno ti è venuto dietro. Ma niente, non ti preoccupare. Chi mi ama mi segue. Ma il deserto dei tartari. Guarda, non ti preoccupare che ho già diversi, ho dei feedback pazzeschi. Era Kelis con Lido Star, questo è Radio DJ, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno, Linus e Nicola in diretta anche su All Music. Abbiamo lanciato in apertura anche l'argomento tariffe telefoniche. Tariffe telefoniche. Ma oh, veramente io lo lancio con la curiosità del bimbo al contrario. Sì, quindi del vecchio, ecco. Fammi dire del bimbo al contrario, che è più elegante. Cioè io che sono più grande di voi, sono come un bambino che vi chiede di aiutarmi a muovermi in questa giungla. Sì. Perché appunto, essendo da 20 anni ormai affiliato a una di queste losche compagnie con un contratto... No, è cambiato, però. È cambiato. Però ho tenuto il numero. Portability. Number portability. Portability, che già porta bene. Per spiegarti che cos'era ci sono volute settimane. No, quello l'ho capito. Cambi compagnia e tieni il numero. Ok. E convincere loro che cambi compagnia e tieni il numero, che è una cosa difficilissima. Impossibile. Perché per come te la dicono è una manovra burocratica. Dopodiché ci vorrebbe musichetta triste. Sì, parte la supplica al telefono. Guarda, ti chiama il vecchio. Dopodiché piange il telefono. Piange il telefono, ti chiama il vecchio operatore per la number portability e ti dice: ma come? Ma dai, ma ci siamo trovati tanto bene. Ma cosa ti ho fatto mancare? Abbiamo fatto qualcosa. Cosa ti ho fatto mancare in tutti questi anni? Forse non c'era campo quella volta che... Ma no, ma... Oppure ti riferisci a quell'altra volta in cui è caduta la linea 5 volte in 4 minuti? Ma ti volevo ricordare che esiste la tariffa Zero Limit Flights. O se non ti va bene quella, c'è anche Unica New. Ma guardi, e addirittura Wind senza scatto now. Sì, ma io non... Ma c'è anche Tre Semplice. Ma cos'è Tre Semplice? Cos'è un gioco di carte, il Tre Semplice? Comunque, l'importante è che da ieri mattina, non ci sono più i costi alla ricarica. Oh. Quindi io cerco di spiegarti quello che ho capito. Come non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più i costi alla ricarica. Quindi, quando tu metti alla sera il telefono attaccato all'alimentatore per ricaricarlo, non si paga più. No, non è quello. Quello non si pagava. Quello paghi la corrente. La corrente che tu consumi per quelle 8 ore che stai in ricarica non la paghi più. Non è quella. La ricarica è quando tu hai finito, tu hai la tessera prepagata, hai finito il tuo credito. E poi vai giù al Bar Polpetta, prendi la ricarica, mi dà una scheda TIM. Ah, perché il Bar Polpetta vende anche le schede. Anche le schede, mi dà una scheda. Dove sono rimasto io? Mi dà una scheda TIM da 10 euro, sì. Di quei 10 euro invento. 5 erano di ricarica. No, non erano 5. Ma non era 5 fisso. Ma no, non è 5 fisso, 5 era se ne ricaricavi 50. E su 10? Su 10, 2 tipo, 2. Una roba così. Quindi via il costo della ricarica, ieri pomeriggio adesso tante le battute ha capitolato anche Wind. Ah. E quindi tutti e quattro i gestori hanno rinunciato a questo. Bene. Ci sarà pare un circa un mese di interregno nel quale hanno promesso tutti quanti di non fare... nessuna mossa. Poi il primo che farà la prima mossa verrà probabilmente tutti seguito dietro, anche dagli altri. Certo. E che tipo di mossa qual è la mossa? Essere? Qual è la mossa? Aumentare di un centesimo. Sì, recuperare quella roba lì da un'altra parte. D'altronde ognuno fa il proprio interesse, loro fanno loro, i consumatori fanno l'altro. Adesso l'Unione dei Consumatori, che ha combattuto e vinto questa battaglia, ne ha lanciata un'altra che sto cercando di capire, che è lo scatto alla risposta. Scatto alla risposta. Praticamente allora, tu sei a casa, sì. Il telefono è in cucina, tu sei sul divano, suona il telefono. Tu devi fare uno scatto alla risposta, perché se lo fai squillare per 5 volte, ma no, gli squilli... poi paghi. Ma non è quello, scatto alla risposta. No? Lo scatto alla risposta. Ma no, non è quello. Innanzitutto sfattiamo che già c'è tanta confusione. Non è che più squilla e più paghi. Gli squilli non si pagano. Ah no? E non c'è neanche un progetto di legge per farli pagare come girava prima. Ma magari più squilla e più entra la segreteria telefonica. No, se entra la segreteria telefonica, stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Poi tu devi chiamarla e paghi. Esatto, sì, forse sì. Lì paghi davvero. Lì per consultarla paghi. Stiamo un po' divagando. Stiamo in divagando. Realtà, lo scatto alla risposta è che quando appena fai tu pronto, rispondi, c'è già una tariffa. Certo, certo. Adesso, fra le tante tariffe, stavo cercando, ho visto che c'è anche One Nation, One Station. Cioè, no, One Nation, è quella credo degli extracomunitari, credo, eh. O chiamate happy nazionali. Happy time. Io volevo chiedere una... Welcome home. Cos'è welcome home? Welcome home è quella lì. È quella lì dei... Secondo me è quella lì dei... degli extra. Mi viene mal di testa. Sono due pagine piene. Posso chiedere una cosa agli ascoltatori di Radio DJ?
Io telefono a partire dal pomeriggio, ovviamente, perché la mattina sono in diretta, sempre dal pomeriggio, dalle 14 alle 20, sempre. Tanto. Qual è la tariffa giusta? A tutti, non a un gestore, a tutti. Ce l'ho, sono arrivate molte risposte, guarda un SMS, anche qual è? Una mail. Qual è? La tariffa Rinco. Ah, Rinco, la tariffa Rinco. Sì, la tariffa Rinco, la fanno tutti i gestori questa. Benissimo. E anche la tariffa Inchia. Inchia, secondo me è la tariffa Rinco. Secondo me sai qual è? La tariffa che ha fatto il giocatore del Valencia, la tariffa Angulo. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.